Bello questo Lanco con cassa MRP, ma è un orologio meccanico? No, è al quarzo. Ah, allora no, scusami. Abbi pazienza, scusami, l'orologio al quarzo no. Salve a tutti amici, questa più o meno è la reazione dei pseudo collezionisti quando vengono a vedere un orologio che gli piace, ma che risulta essere al quarzo, quindi risulta avere questa malattia, questa quarzite. Ho pensato di preparare questo video proprio per mostrare tutti gli investimenti e il grado di raffinatezza a cui sono arrivati i movimenti al quarzo. Molti associano l'orologeria al quarzo all'orologeria economica, quella plasticosa, quella che noi usiamo chiamare da centro commerciale. In realtà non è sempre così, anzi, nella maggior parte delle volte abbiamo movimenti al quarzo davvero molto raffinati e molto ben fatti. E poi non dobbiamo mai dimenticare una cosa, che anche l'orologeria meccanica ha avuto i suoi periodi bui, proponendo cose che sono veramente abominevoli. Oggi magari ci vengono vendute come raffinatezze tecnologiche. Se il video vi piace, come al solito, cliccate like, lasciatemi un commento. La solita raccomandazione è quella di iscrivervi al canale, così mi date una mano a crescere. Seguite la mia pagina Instagram, il mio sito web assibilancieri.com e poi venitemi a trovare presso lo showroom che si trova nel corso Vittorio Emanuele a Castellammare di Stabia, numero 44. Andiamo avanti con la nostra disamina e solo chi ha una storia da raccontare può essere raccontato. A voi il video di questa revisione di questo movimento al quarzo molto particolare. A voi il video. Spero che questo piccolo video, perché non è uno smontaggio completo, nel senso che ancora non l'ho terminato, ci faccia uscire un pochino dallo stereotipo del movimento al quarzo, perché sento molte persone che dicono: io i quarzi no, assolutamente solo orologi meccanici. Ok, tutto a posto. Associare l'orologio al quarzo al movimento economico che c'è negli orologi da centro commerciale è una delle cose più sbagliate che una persona che si appassiona all'orologeria può fare. Allora, qui abbiamo un Sector, perché parliamo di un orologio dei primi anni 2000, fine anni 90, primi anni 2000, un Sector 450. Da premettere che questo orologio ha il vetro zaffiro, la cassa in acciaio, il braciere in acciaio ed è fatto molto meglio di alcuni orologi meccanici. Questo orologio presenta alcuni problemi. Quali sono? Allora, il primo è che non so se si riesce a vedere. Allora, io sto iniziando lo smontaggio. In pratica abbiamo i tasti. Adesso cerco di ingrandire un po' i tasti che sono in cortocircuito. Perché? Perché la prima cosa che un essere umano dotato di non intelligenza, ma dotato di abilità motorie è quella di premere all'infinito anche se l'orologio non va. Quindi premo, 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 alla fine le linguette dei tasti, i contatti dei tasti non sono, è rapportato sempre insomma, alle dimensioni dell'orologio, non sono delle cose che possono resistere all'infinito. Quindi se l'orologio non va, fermiamoci perché facciamo danni. Comunque, per non andare insomma, alle calende greche, i quattro tasti, le quattro mollette che azionano i tasti che fanno contatto sul circuito, in pratica sono in corto perché il premerle ripetutamente senza alcun risultato ha portato a deformarle e quindi a farle attaccare. Ecco perché l'orologio non poteva mai funzionare, perché è come se noi premessimo contemporaneamente tutti i tasti dell'orologio, quindi l'orologio non inizia a non capire più nulla. Io ho smontato soltanto una piccola parte, adesso vi faccio vedere. Consistente nel circuito del cronografo, che è questo qui, soltanto un pochino pochino di ossido da batteria, ma proprio poca roba. Questo è l'elastomero che fa da collegamento tra questo circuito e quello della platina principale, le quattro bobine, la brida di ritegno dell'elastomero, il ponte principale, la sezione cronografica dei decimi di secondo, il contatto per l'eking dei secondi. Devo ancora smontare tutta questa parte qui per sostituire i pulsanti. Queste sono solo le viti della parte del ponte principale, di questo ponte qui e delle bobine. Adesso qual è il lavoro da fare? Smontare tutto l'orologio completamente, lavare tutto, verificare il circuito, pulire l'elastomero, che è questo qui, per assicurare un contatto ottimale, pulire il circuito, verificare le quattro bobine, sia per quanto riguarda la continuità che per quanto riguarda il loro valore. Quindi è un lavoro piuttosto lungo. È uno dei movimenti cronografici al quarzo più avanzati mai prodotti ed anche secondo me uno dei più belli. Tenete presente che qui di plastica ce n'è veramente poca ed è riservata esclusivamente ai componenti elettronici. Questo orologio è assolutamente al pari di un orologio meccanico. Allora, ecco qui l'orologio finito. Allora, particolare attenzione, ecco perché dico non bisogna generalizzare,
quando si revisionano questi calibri al quarzo multifunzione, soprattutto quelli della ETA, questo pensate a 24 rubini, quindi particolare attenzione va fatta nella lubrificazione. Lubrificazione che deve avvenire necessariamente con un olio apposito di Moebius, che è un olio sintetico. Adesso ve lo mostro. Eccolo qui. Eccolo qui. Il 9000 di Moebius, specifico per movimenti a quarzo. La lubrificazione in questo caso di questo tipo di movimenti viene fatta come si farebbe per un orologio meccanico. Quindi ci sono dei rubini, c'è una monografia, diciamo tra virgolette si studia in fase di revisione, e ci dice dove lubrificare, come lubrificare e quanto lubrificare, quindi al pari di un orologio meccanico. Infatti se giriamo, tutti questi che voi vedete sono dei rubini e vanno lubrificati. Ora, qual è la problematica? Per quanto riguarda i rubini, noi sappiamo che dobbiamo lubrificare, ma ci sono anche in questo calibro delle ruote che non vanno a contatto con dei rubini, ma semplicemente in fori del ponte, come per esempio nelle parti dei contatori dei cronografi. Anche queste vanno lubrificate, non va lubrificato nel foro direttamente come si farebbe con un rubino, perché il rubino è studiato in modo che il lubrificante, una volta diciamo posato, vada a distribuirsi man mano. Questo foro qui deve essere lubrificato praticamente direttamente il perno della ruota, quindi anziché fare il classico movimento di lubrificazione in questo punto con l'oliatore, si deve lubrificare, devono lubrificare i due perni, quello sopra e quello sotto della ruota. Quindi è un'operazione abbastanza, non delicata perché si fa, ma abbastanza lunga. Quindi da qui a pensare che questo sia un calibro cronografico da 4 soldi, scusatemi, ce ne passa. Tenete presente che gli orologi che oggi di alta gamma che montano movimenti al quarzo cronografici di calibro ETA utilizzano tutti questi movimenti al quarzo qui, che sono dei movimenti di fattura incredibile, come avete visto. Pensate che a protezione di tutto il movimento c'è un intero ponte dedicato, eccolo qui, adesso ve lo giro, ve lo faccio vedere, che va per quanto possibile a proteggere tutte le parti, potremmo dire sensibili, del movimento. Ecco qui, vedete? Quindi praticamente è un po' più difficile andare a colpire, andare a incidere una bobina, ma può succedere. Queste poi sono particolarmente delicate perché hanno dei filamenti particolarmente sottili, molto più sottili di quelle dei calibri giapponesi, hanno più avvolgimenti sicuramente. Quindi questo è per quanto riguarda gli ETA della serie 251. Poi ce ne sono di più semplici, perché questo qui ha un'altra particolarità. Spesso quando trovate un orologio del genere su internet troverete che i display, in pratica, adesso è inserita la modalità cronografica, troverete che i display praticamente sono, in gergo si dice, spenti, morti. Perché? Perché l'elastomero che c'è di contatto tra il piccolo LCD, i due piccoli LCD e il circuito, con il tempo esauriscono la loro capacità conduttrice. Quindi cosa si fa in questo caso? Si rimuovono, si vanno a pulire con l'alcol isopropilico, si lasciano asciugare diversi giorni, perché essendo in gomma l'alcol isopropilico viene assorbito, quindi c'è bisogno di un po' di tempo in più per farli asciugare, e poi si reinstallano. E vi assicuro che questi due schermini, per installarli, non è proprio una cosa semplicissima, perché hanno due mallette che praticamente li tengono spinti contro la platina e a loro volta li tengono pressati contro il circuito e l'elastomero. Poi queste due viti che vedete sono, non sono altro che dei telai dove appoggiano i due LCD, quindi è un movimento molto molto delicato. E il fatto che Sector lo montasse su un suo orologio ci fa comprendere la dimensione di questo brand negli anni 80 e 90. Oggi purtroppo è un brand da centro commerciale, un brand molto bistrattato, molto, molto decaduto rispetto a prima, ma vi assicuro che fino a che ha fatto questi orologi di questa serie qui, e tenete presente che questo orologio qui è l'ultima serie buona di Sector, scusatemi, tutta in acciaio, con una presenza di acciaio, una finitura davvero importante. Quindi questa è per quanto riguarda la revisione di questo quarzo. Pensate che io questi quarzi li faccio con una certa, un certo divertimento, quando va tutto liscio, però di solito mi diverto, e ve ne faccio vedere un altro molto bello, un
un orologio che ho recensito più volte, l'SGE 500. Questo monta in pratica lo stesso modulo che vediamo qui smontato, soltanto che ha una particolarità. La particolarità di questo è che non ha i due display, ha il datario 2-4 analogico, in questo caso invece la data è digitale ed è praticamente visualizzata in questo schermo a sinistra, e poi è tutto, diciamo, è di foggia tutta analogica, quindi non abbiamo parti digitali, quindi però è un orologio molto bello. Tra i due questo è leggermente più semplice, anche se ha più parti a livello di rotismi. Questo qui ne ha meno, ha due settori cronografici, uno deputato alle ore e ai secondi continui, mentre questo ha tre settori cronografici e uno deputato per ore, minuti e secondi crono. Quindi in effetti, meccanicamente parlando, se così possiamo dire, questo è molto più elaborato di questo, però questo qui ha una componente, una variante elettronica che rende leggermente più articolato il restauro. Quindi non mi fate sentire che gli orologi al quarzo sono dei plasticoni, che gli orologi al quarzo non vale la pena collezionarli, perché dovete fare i conti con me. Gli orologi al quarzo, almeno in questa fascia, poi certo c'è il Miota 2115 con movimento da 2 euro e ci sta che è tutto in plastica, ma questi non li chiamiamo quarzacci perché sono dei signori movimenti, dove negli anni 90 gli svizzeri hanno investito parecchi soldini e sono fatti anche molto bene, molto meglio di alcuni movimenti meccanici anche dell'epoca. Bene cari amici, spero che questo video sia servito una volta per tutte a mettere una bella pietra sopra le nostre remore verso l'orologeria al quarzo. L'orologeria al quarzo è degna di nota perché fa parte della storia dell'orologeria, e non perché abbia soppiantato l'orologeria meccanica in un qualche periodo buio della storia deve essere bistrattata, ma deve essere considerata altrettanto importante. Spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando iscrivetevi al canale, cliccate like, lasciate un commento che è molto importante. E noi ci vedremo prossimamente con altri interessantissimi contenuti. Ciao a tutti!